Hey ho, hey ho, a pirate's life for me. E na 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 na
A-ho, a pirate's life for me! Oh, scusatemi. Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Vi chiedo scusa già in anticipo perché c'è un tempo veramente terrificante e spero che voi non siate alluvionati o non abbiate perdite in casa o, non so, abbiate il mare fuori dalla porta. Per quanto mi riguarda, no, grazie a Dio sono abbastanza fortunata e qui a Milano non c'è praticamente alcun problema per ora. Domani sicuramente, dopo aver detto questa cosa, mi sveglierò e il mio letto starà galleggiando nel bel mezzo dei navigli di Milano. Vabbè, comunque, ho in mente questa canzone della Disney, quando andate in questa attrazione a Disneyland. Ci sono questi pirati che cantano "Ey ho, ey ho, a pirate's life for me", cioè ehi ho, una vita da pirata per me. Non so se arrivava da un film, però sono sicura che in questa attrazione di Disneyland che ho fatto quest'estate i pirati la cantavano, e ora ogni volta che vedo Zarina ho in mente questa canzone. Comunque so che non ve ne frega niente, ma siamo qui, come vi avevo promesso, per recensire Zarina. Spero che tutti voi abbiate visto almeno un film dei Trilli o di Tinkerbell in inglese. Spero anche che vi siano piaciuti, perché a me sono piaciuti tantissimo. E trovo questa idea della Disney di ritirare fuori i Trilli e le Disney Fairies un'idea geniale. Da piccola sarei impazzita, mi sarei strappati i capelli per questa linea, perché sono delle fate, delle fatine. Io da piccola amavo Trilli, quindi ragazzi, idea geniale per me. Devo ammettere che però quest'ultimo film di Trilli, cioè Trilli e la fata pirata, è sicuramente uno dei film più belli in assoluto. Ma comunque vi faccio una piccola introduzione del film qui. Zarina è una fata custode della polvere magica, quella che permette a tutte le fate di poter volare. You know me, Rosetta. Ma non solo la custodisce come tutti gli altri, lei vuole capirne ogni segreto. È una sottospecie di scienziata, mi capite? Un giorno però, mentre fa degli esperimenti di nascosto con della polvere magica blu, rarissima e ovviamente potentissima, viene beccata e quindi scappa e si unisce ai pirati. Già, sì, avete capito bene, si unisce ai pirati. Anche a me non sembra l'idea del secolo, ma loro sembrano apprezzarla davvero per quello che è e per la sua voglia di fare. Okay. You gotta love the boots. Just one year ago. Beh, questo ovviamente è solo un piccolo preambolo, ma vi consiglio veramente di guardare il film e tutti gli altri film della serie Disney Fairies con Trilli, perché sono davvero tutti molto adorabili. I could be brave and I could be strong. I would know where I belong. If only I wanna feel free to be who I am. What I'm about is more than bene, eccomi di nuovo qui quindi con Zarina del Disney Store. Molti di voi mi chiedono se queste cose si possono acquistare solo da Disney Store e la mia risposta è sì. Queste cose sono proprio esclusive del Disney Store. Grazie a Dio però Disney Store ha aperto da poco uno store online molto sicuro, anche in Italia, e che quindi vi consiglio di usare. Si può usare per pagare anche la PostPay, quindi anche se avete quella potete utilizzarla per i vostri acquisti e anche chiamarli nel caso ci siano problemi con la spedizione, e solitamente il servizio clienti è molto celere, quindi io ve lo consiglio. Comunque, eccoci qua con Zarina, la nostra fata pirata, che mi è piaciuta tantissimo e penso che quindi sia diventata anche uno dei miei personaggi preferiti tra le fatine amiche di Trilli. E questa è la sua scatola, è una delle classiche scatole del Disney Store. Chi ha comprato delle bambole Disney Store ormai le conoscerà molto bene e sono molto simili a quelle che avevo recensito molto tempo fa di Anna e Elsa Classic. Sono fatte di questa plastica, come vedete, molto molle e tendono a sfondarsi molto facilmente, purtroppo. Qui sotto possiamo vedere il logo del film, che mi piace moltissimo essendo su questa pergamena, con scritto Tinkerbell and the Pirate Fairy. E quindi, come ho già detto, Trilli è la fata pirata, perché Tinkerbell è il nome di Trilli. Possiamo anche leggere il suo nome, Zarina, e vedere questo suo artwork bellissimo, dove ha i capelli, come possiamo notare, molto più corti rispetto alla bambola. E non sono nemmeno mossi come nella bambola. Ma va bene, il Disney Store solitamente tende a allungare i capelli di tutte le bambole pensando che le bambine lo preferiscano. È consigliata dai 3 anni in su. Mi piace moltissimo che in arancione sullo sfondo della scatola si veda un timone di una nave, un vascello, pirata. I flutter, try me on back. Possiamo tradurlo dicendo che lei muove le ali schiacciando sul retro.
Infatti nella scatola qua sul retro c'è un buco, poi lo vedremo meglio. E se schiacciamo? Wow! Zarina si muove le ali, o meglio, sembra cercare di farlo, perché dentro la scatola non c'è neanche un po' di spazio, quindi è veramente una sofferenza vederla cercare di muovere le ali qua dentro. Oh, poveretta. Questo è il retro della scatola e i colori predominanti sono il verde e il viola. Qui c'è un altro artwork di Zarina che mi piace veramente moltissimo. Mi piace anche che per una volta al Disney Store abbiano messo due artwork differenti e non sempre il solito. Qui c'è il logo Disney Fairies, e che è questa linea che la Disney ha commercializzato su Trilli e tutte le sue amiche fate, che come ho già detto secondo me è una genialata. C'è anche il buco con scritto provami e vi ho già fatto vedere che cosa succede, che è un pochino un'ansia, ok? Ora tiriamo Zarina fuori dal box e come sappiamo, essendo una bambola del Disney Store, it's gonna be a great pain in the ass. Cioè sarà veramente veramente difficile e mi causerà non poche bestemmie. Grazie a Dio posso tagliare questo video, così se dico parolacce o cose del genere non le sentirete, perché sennò saranno veramente tante. Non capisco come mai il Disney Store faccia ancora scatole così, è veramente una cosa tremenda. Ah già, forbice, mi stavo scordando di te! Come pensavi di toglierla dalla scatola finta di me? Quindi prima o poi mi sarei ricordata di te. Che ne pensi di Zarina? Ma è un'altra tipa. Vorresti comprare un paio di forbici? Non penso che a qualcuno interesserebbe vedere un paio nuovo di forbici. Cosa lo dici tu? Allora, io vado brutalmente. Il retro non è neanche tanto spaventoso come altre bambole del Disney Store che abbiamo visto, come ad esempio Elsa cantante. Direi che sembra abbastanza facile tirarla fuori dal box, ma comunque la Disney dovrebbe veramente smetterla e imparare da Mattel o altre marche evolute che hanno capito come deboxare una bambola in maniera decente e soprattutto senza rovinarla. Per quanto una persona possa starci attento, la Disney continua a mettere questo twisty ties che le entra nel vestito e le circonda il busto, e lo fa praticamente con tutte le sue bambole, e questa cosa spesso provoca che il vestito si laceri già da nuovo, come potete vedere. E anche io, che ho cercato di deboxarla il più piano possibile, sembra che io non abbia contribuito e che la pionna di Zarina si sia lacerata sotto il velcro. Come potete vedere c'è un po' una spaccatura e questa cosa mi fa veramente venire nervoso. Uno non può avere una bambola già rotta quando è ancora praticamente nella scatola. Ecco Zarina in tutta la sua bellezza fatosa. Purtroppo Zarina non può stare in piedi da sola, quindi visto che i miei stand Monster High e tutte le mie Monster High sono per ora in scatolate, perché non ne sto tenendo esposte in questo momento, non posso tenere esposti tantissimi giocattoli perché ne ho davvero tantissimi, ragazzi, quindi la mia camera è invasa, e adesso per un po' di tempo ho deciso di prendere tutte le Monster High, le ultime che ho recensito, e prendere tutto e metterle in una scatola, ma non ho voglia di tirar fuori tutto perché le ho impacchettate una per una, quindi non ho voglia di tirar fuori tutto, prendere gli stand e usarli per Zarina. Quindi ho dovuto usare la scatola di uno dei miei micini sullo sfondo, che a molti sono piaciuti e magari li recensirò se siete interessati, non lo so, e l'ho dovuto usare per far stare in piedi Zarina, come potete notare, perché sennò lei da sola non ci starebbe mai. Questo è il viso di Zarina, non è fedelissimo a com'è lei realmente nel cartone, ma non ci si può lamentare. Ha i suoi occhi verde molto scuro e questo ombretto, che le compare solo dopo che diventa pirata, tra virgolette, marrone scuro che le circonda gli occhi, e ha delle sopracciglia inarcate molto definite, inarcate in questa maniera come con una faccia un po' di sfida. Infatti se vedete la sua bocca è sul rosso, molto salmone e molto naturale, un po' di sfida, come se avessi in mano la sua spada e ti stesse per sfidare a un duello. Tipo, en garde, ora sono una pirata e ho molta fiducia in me stessa, zsk, qualcosa del genere. Comunque ha un pochino di blush sulle guance e anche il suo neo distintivo. In effetti lo apprezzo, anche perché non è che tutte le persone possono avere zero nei in viso, io ne ho 180, quindi già. La sua distintiva fascia per capelli, che almeno glieli tiene lontani dalla faccia, è una semplicissima fettuccina, mentre la fascia per capelli nel film è leggermente più grande, arriverà circa qui a metà fronte, mentre qui è veramente più piccola, ma ok. Sono ricordati anche di metterle sulla sinistra il suo orecchino da pirata, grandioso. Per quanto riguarda i capelli di Zarina, il colore è come quello del film, ma se c'è una cosa che non apprezzo moltissimo è che non sono così nel film. Cioè, sembrano più i capelli di Merida, lei nel film li ha lunghi fino a qui, sì, un pochino scompigliati, ma non sono così. Certo, se siete bravi a
acconciare i capelli di una bambola, a differenza mia, potete provare a renderla un pochino più personalizzata e a renderla più simile a come era nel film. Io non ci provo, però voi se volete potete farlo e mandatemi anche i risultati perché sono veramente curiosa, io non saprei veramente come fare. Il retro dei suoi capelli è un tantino inguardabile, ma come al solito è colpa della scatola. Penso che una minima spazzolatina possa sistemare la cosa. O se no la guarderemo semplicemente dal davanti fregandocene. Penso che sarà quello che io personalmente farò già. Zarina ha il suo abbigliamento piratesco e la sua camicia a maniche larghe, davvero pirata. Ha questo corpetto di finta vera pelle fatto abbastanza bene, anche se non mi piace moltissimo che ovviamente abbiano stampato su queste cosine. Come si chiamano? Oddio, aiutatemi. Che abbiano stampato su questi cosi dove passano i fili. Mi viene il nome, ma so che voi avete capito. Non mi piace molto l'idea che li abbiano stampati, ma in fondo farli gli sarebbe costato veramente molti più soldi e Disney Store va sempre abbastanza al risparmio, quindi non lamentiamoci troppo. È già tanto che abbiano usato questa finta pelle e non un tessuto qualsiasi. Ovviamente il tutto è removibile, ma mettere dei vestiti normali a Zarina sarà parecchio difficile. Infatti potrete soltanto scambiarle i vestiti con le altre fatine Disney, perché come potete vedere, essendoci le ali di mezzo, i vestiti normali non si allacceranno mai e anche la sua camicia ha un modo abbastanza strambo per allacciarsi sul retro. Per quanto riguarda le gonne eccetera va bene, ma se volete metterle un pezzo di sopra, come penso che tutti vorrebbero fare, no. Zarina arriva anche con la sua cintura di perline, che è veramente fatta bene in ogni dettaglio. Guardate le parti ad esempio argentate, sono stampate veramente bene. Attaccata poi alla sua cintura c'è anche la sua famosissima spada da pirata. La cosa più triste della sua spada, che come potete vedere è anche abbastanza dettagliata, è che Zarina non la può tenere in mano perché non ha delle mani fatte apposta, come potete vedere. Le sue braccia sono bendable sia alla spalla sia al gomito. L'unico posto che quindi può avere è nella sua, tra virgolette, fodera, qui. E basta, quindi purtroppo già Zarina, se non con l'uso di un elastico, non terrà mai in mano la sua spada. E questo è abbastanza triste, diciamo che quindi è più una spada di bellezza perché lei non la potrà mai tenere in mano. Sig! Sì, ma è come avere un'arma giocattolo che non potrà mai usare nel caso in cui verrà attaccata da qualcuno perché non riesce a tenerla in mano. Che ansia ragazzi, vabbè, andiamo avanti. Ha la sua gonna verde che devo ammettere non essere fatta malissimo, è addirittura orlata ragazzi, un momento di silenzio. Il materiale non è dei migliori che abbia mai visto, ma fa il suo lavoro e la bambola costa comunque molto meno di quelle di Frozen che abbiamo recensito fino adesso, che costavano intorno ai 20 euro, mentre questa ne costa solo 15, tra virgolette solo. Sapete che sono un po' contro le cose troppo brillantinate, ma possiamo fingere che sia la pixie dust, quindi la polverina magica delle fate. Già, possiamo fingere che sia quella. I stivali sono di plastica, marroni, e sono abbastanza fedeli a quelli del film, soprattutto sul retro, dove comunque, come potete vedere, sono removibili e non c'è nulla di cui lamentarsi, insomma. Per quanto riguarda le ali, sono di plastica veramente molto molto sottile, quindi vi consiglio di stare attenti perché deve essere abbastanza semplice romperle, e hanno dei brillantini arancioni che formano tutte queste nervature molto carine dell'ala. Lei le ha arancioni, mentre ad esempio Trilli le ha verdi e tutte le altre protagoniste le hanno di colori diversi, quindi vi sconsiglio di bagnare Zarina, perché non vorrei che la colla vada via e assieme a lei anche i brillantini, e il che non sarebbe affatto divertente essendo lei una fata, e una fata senza ali non è il massimo della vita, vero? No, ci manca solo questa. Qui c'è il magico meccanismo che se schiacciamo farà muovere a Zarina le sue ali. È un pochino duro e non penso che mentre ci giochiate possiate farlo troppo. Dopo un pochino, ho già il crampo al dito. Le gambe di Zarina sono leggermente bendable, vediamo se possiamo farla star seduta in una maniera decente. Pensavo molto peggio, invece riesce a stare seduta comunque con un certo contegno. Quindi già, è possibile far star seduta Zarina. È veramente carina e ha questa faccia particolare, ma penso che Zarina sia ufficialmente uno dei miei personaggi preferiti, insieme a Vidia, la fata del volo veloce. Zarina quindi mi piace molto e la consiglio a tutti se siete stati dei fan del film e se l'avete apprezzato. Io, come ho già detto, l'ho apprezzato molto. Vi consiglio di guardare il film, assolutamente, ma se siete dei fan di prendere questa bambola di Zarina, anche perché potrebbe essere un bel regalo di Natale. Quindi io vi saluto e ci sentiamo molto molto presto, sembra una minaccia.
Come già detto, potete trovarla in tutti i Disney Store a 15 euro. Non è la bambola del secolo, ma non è una bambola brutta per il suo prezzo. Da parte del Disney Store abbiamo visto cose ben peggiori e molto più costose. Quindi consiglio Zarina caldamente. Spero che stiate bene e che l'acqua non abbia portato via casa vostra. Scrivetemelo nei commenti nel caso. Già, magari vengo a darvi una mano. Grazie mille per aver ascoltato anche questa recensione. Ciao!